Buongiornissimo, buongiornissimo, idiozia della settimana. La rubrica, scusami, sì, che vive ogni puntata come se fosse l'ultima. Sul filo del rasoio. Sul filo del... Continuiamo con questa narrazione perché abbiamo scoperto che stimola molto i commenti. Allora continuiamo a dire che chiudiamo domani, anche se non è vero, forse. Forse. Tema, con molta fantasia, storie. No, edificanti. Bravo. Storie pre-natalizie. Bravissimo, bravo. Proprio quello che volevo dire. Fantastico. Io. Siete lì, è quasi periodo di cena di Natale, siete lì, tavola imbandita, c'è la zia, cioè, c'è la vecchia nonna, c'è la zia, c'è la vecchia nonna, il nipotino, cosa fai per intrattenere un po' tutti? Racconti una bella storia. Esatto, raccontiamo una bella storia. Cominciate con questa che vuole essere un monito per i più giovani. Allora, andiamo in Cina, sì. Andiamo in Cina. Sì. Nell'età dei 12 anni, sì, quindi pre-pubertà, sì, pre-adolescenza, diciamo la verità, non, come diceva mia nonna, non si è né carne né pesce, vero? Sei un po', tra la fanciullezza e il desiderio di cambiamento. È vero. E quindi sei tra la voglia di esplorare il tuo corpo, conoscere nuove cose. Ma sei ancora dentro un bambino. Sei ancora un bambino e ancora voglia di giocare. Se si combinano queste due cose, i risultati potrebbero essere... esplosivi. È il caso di questo giovane 12enne cinese che è stato costretto a un'ospedalizzazione, sì, d'urgenza, perché aveva forti dolori addominali. Sì, certo. Forti dolori addominali, l'equipe medica, bravissimi, sì, professori, dottori, lo esaminano, sì, e scoprono che c'è qualcosa all'interno della sua vescica, un'ostruzione all'interno della vescica. Caspita, calcoli, potrebbe essere qualsiasi cosa. Potrebbero essere calcoli. Sappiate, cari amici, sì, che questo ragazzino di 12 anni, tra i suoi giochi preferiti, non c'erano le console, i videogiochi che fanno male. Esatto. A lui piaceva tantissimo utilizzare le sfere, le palline, quelle magnetiche, sì, che si possono unire assieme per formare delle forme geometriche o cose del genere meravigliose. Esatto. A lui un piace... gioco semplice ma molto creativo. Bravo. Troppo creativo forse. Troppo creativo, perché i dolori che questo ragazzino aveva, sì, scusami, erano stati provocati non da dei calcoli, non da delle cose, complicazioni, sì, mediche, ma bensì dal fatto che questo giovane uomo, scoprendosi giovane uomo, sì, per esplorare la sua anatomia, ha iniziato a prendere, scusami, sì, ha iniziato a prendere queste palline e ha detto: ma questa pallina così piccola, così carina, così bella, carina, potrebbe infilarsi proprio in quel buchino che io ho, nel buchino del pistolino, esatto, nell'uretra, e ne infila una, e dice: ma è entrata, non ho sentito niente. Infiliamone due, infiliamone tre, infiliamone quattro, beh, bellissimo, è finito per infilarsene 31 31 palline, 31 palline dentro l'uretra, dentro il canale urinario, che si vede tutta nella vescica. Un dolore infinito. Tra tu dirai. Sì, sì. Il giorno dopo sarà corso, pentito, si sarà corso dalla mamma a dire: mamma, ho fatto una stronzata, portami dal medico. No, no, sono passati la bellezza di 70 giorni. Due mesi. Con le palline magnetiche in mezzo dentro al cazzo. Sì. E dolori, evidentemente. Dolori atroci. E finale... positivo, perché sta bene. Sta bene, sì, è stato operato. E quindi dite ai nipotini: non infilatevi le palline nel pisellino. Esatto. Guardate un documentario, guardate qua. Guardate, è scritto nella scatola della linea del gioco: non infilare nel pisello. Ma passiamo invece, torniamo in Italia. Per una storia di edificante di rapporti familiari, sì, complessi. Attenzione a quello che dici, perché siamo su un campo minato. È vero, è vero. Siamo in Sicilia, a Palermo per la precisione. Sì, Sicilia in cui tu hai avuto i Natali. non precisamente. Però ma... in cui tu custodisci buona parte del tuo parentado. È vero. Sì. Allora, cosa succede? C'è stato un... attenzione qua, siamo seri un attimo. Un caso di maltrattamento in famiglia. Un uomo ha maltrattato la moglie ed è stato arrestato per questo motivo. Allora, non si fa. Quest'uomo è tornato a casa dal lavoro e se l'è presa con la moglie. In maniera gravissima. Sì, non sì. si fa mai. No, assolutamente. Voi direte... allora, anche i più maschilisti, sì, tra di voi potrebbero dire: vabbè, ma avrà avuto un motivo... non c'è mai un motivo. Non c'è mai un motivo valido, bravo. Ma quale sarà stata la causa scatenante? La causa scatenante di questo omuncolo? Avrà trovato la moglie a letto con un altro famoso siciliano. Lì si tira fuori la lupara. No, avrà scoperto che la moglie ha sperperato tutti i suoi averi. È vero, anche oppure cosa può essere un'altra cosa, Andrea? Che il figlio non era legittimo, forse. Tutto quello che vuoi, un grande dramma da fiction di Rai 1. La soap opera, sì. No. La moglie evidentemente ha fatto un affronto... peggiore. Peggiore.
che in Sicilia non si tollera. No, no, è vero, confermo. E salutiamo gli amici siciliani. Lei quest'uomo è tornato a casa stanchissimo dalla giornata di lavoro con una fame incredibile. Arriva, si siede a tavola e fa: amore, amore, cosa c'è per cena stasera? La moglie gli ha preso un bel piatto di sofficini. Lui è impazzito completamente. Ha visto sofficini, è impazzito, li ha lanciati in aria tipo piattello. Sì, rischiando di far male anche a qualcuno. Se l'è presa tantissimo con la moglie, che si è incazzata anche lei, attenzione. Sì. Però in tutto questo trambusto sono arrivati i militari e l'hanno arrestato, l'hanno posto in arresto per colpa dei sofficini. Sofficini che io tra l'altro ho mangiato l'altra sera e non me la sono presa con mia moglie. Ti dico la verità, quando trovo i sofficini a casa mi incazzo un po' anche io. Maschilista. Ma arriviamo al momento del genio, caro Andrea. Sì. Qua veramente grande clima natalizio. Esatto. Perché parliamo di Walmart, gigante dell'e-com, del commercio al dettaglio, ma anche con un potente e-commerce. Sì, in America. In America, in Canada. E parliamo in questo caso della sezione proprio e-commerce. Non solo in Canada. No, in America e in Canada. Ah, okay. E anche, penso, nel resto delle Americhe. Uh-huh. Allora, come in tutti i siti in questo periodo, anche Walmart è pieno di questi cazzo di ugly sweaters. Sì, cioè questa moda di avere i maglioni brutti col tema natalizio, che aveva rotto i coglioni 5 anni fa. Sì, ma a me non dispiace. Va bene, a me invece sì. Fatto sta che all'interno di questo amplissimo catalogo di Walmart c'era anche questo bel maglione, bel maglione blu. Con l'effigie di un uomo di neve, con tanto di... un Babbo Natale. Babbo Natale, sì. La Colombia l'ha visto, ha visto questo maglione, la Colombia intera proprio. Sì, sì. E si sono incazzati come bestie proprio. Sì. Un caso di Stato rischiava di compromettersi i rapporti diplomatici tra Colombia e Stati Uniti. Sì, esatto. O Canada o quello che è. Esatto. Perché questo, caro Andrea? Perché il maglione all'apparenza era... normale, cioè il Babbo Natale con sottoscritto Let It Snow, che è la frase tipica con tutti i fiocchi bellissimo. Di Natale, decorazione. Sì. Peccato che un occhio attento poteva scorgere davanti a Babbo Natale lì seduto sul divano con la neve eccetera, tutto una bella tavola, ma non imbandita di regali, di panettoni. Io vedo un cazzo, posso fare un incidente. Vai, tranquillo, te lo dico io. Bensì imbandita di tre belle striscette bianche che, se siete un po' viziosi, potrebbero suggerirvi la cocaina. Sì. Se però non siete viziosi, andate a leggervi la descrizione dell'articolo, scoprirete che c'è scritto che... Per togliere ogni dubbio. Che c'è scritto che la miglior neve viene direttamente dalla Sud America e che Santa deve rilassarsi un attimo quando mette le mani su della neve di prima qualità colombiana. Dopo una dura giornata con il signore Regali. Esatto, si tira una bella riga di bamba. Non è male come immagine per il povero Santa. Questo maglione era tranquillamente acquistabile nel sito di Walmart, poi se qualcuno l'ha notato è successo un casino incredibile, l'hanno tirato via. Peccato perché poteva essere l'unico maglione natalizio che avessi indossato volentieri. Assolutamente sì. Detto questo, noi chiudiamo, ci salutiamo. Per forza la prossima puntata. No, ci sarà sicuro quella del best of. Non so se settimana prossima o se quella dopo. Potrebbe essere quella di chiusura. Vi lasciamo così col fiato sospeso. Ciao, alla prossima. Ciao.